Mea questa qui balacruto di oggi spacco la faccia. Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Vai sempre. Non essere curioso se con gli altri ballo rock. E Belandi. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Partiti ora anche gli atleti della categoria esordienti classe 1997. Atleti al secondo anno e quindi molti di loro conoscevano già il percorso e le difficoltà della categoria. Una sessantina presente ai nastri di partenza a difendere i colori di 15 società. Alcune di queste, come per la gara riservata alla classe 1998, provengono dalle vicine province. 36 sono i chilometri in programma di questa seconda prova del Gran Premio Frazioni ed è valida per l'assegnazione del decimo trofeo Romano Virginio alla memoria. L'organizzazione, lo ricordiamo, è della società locale GS Lodè. Stesso percorso pianeggiante che ha visto protagonisti i compagni più giovani, con la sola variante della lunghezza del tracciato. Saranno difatti 36 km da superare prima di potersi aggiudicare la competizione. Anche per la classe 1997 da subito i primi allunghi. Le maglie sono quelle della Camignone, Ronco, Mazzano. Diciamo un po' tutti hanno scaldato il motore con un piccolo allungo in testa alla corsa. Ma come spesso succede, tentativi di fuga presto sedati dal resto del plotone. E in seguito, per un paio di giri, ha preferito mantenere una velocità da crociera. Diciamo una passeggiata in compagnia, con tutte le maglie presenti nelle prime posizioni del gruppo, occupando così completamente la sede stradale. Percorso, questo di Lodetto, che si può dividere in due parti molto diverse tra loro. I primi chilometri del tracciato tortuosi, con carreggiata non particolarmente ampia, dove è più facile guadagnare vantaggio per chi vuol tentare un allungo. Mentre la seconda parte del circuito, caratterizzata da ampi rettilinei e strada scorrevole, adatta, diciamo, ad eventuali recuperi da parte del plotone. Quindi percorso aperto, a soluzioni diverse, come spesso diciamo alla fine, la corsa la devono fare i corridori. I 36 km in programma saranno percorsi in 1 ora e 2 minuti, mantenendo in sostanza la stessa media fatta calcolare dai compagni più giovani. Anche in questa prova cominciano i primi veri attacchi. Il primo a prendere vantaggio è ancora un atleta in maglia monteclarense, si tratta di Giacomo Grechi. Allunga e a breve sulla sua ruota si porta il prestante veronese in casacca Ausonia Pescantina Nicola Righetti. Evidente la diversa stazza tra i due coetanei e comprensibile la difficoltà del minuto Giacomo a tenere il passo dell'avversario. Si continua comunque a cercare il vantaggio che chilometro dopo chilometro aumenta fino a stabilizzarsi intorno ai 40 secondi. Situazione interessante dunque, con due tra le formazioni più numerose alla partenza con un proprio uomo in fuga. Il gruppo tenta il riaggancio, con nelle prime posizioni gli atleti in maglia Otelli e in maglia Mazzano, che cercano di recuperare in parte lo svantaggio. Ma al suono della campana la situazione non cambia. Due al comando. Sono, ricordiamo, Nicola Righetti, a difendere i colori della Veneta Ausonia Pescantina e Giacomo Grechi in maglia monteclarense. Il resto della corsa ancora guidato da Otelli e Mazzano, a pochi secondi di distacco, con un'andatura non certamente elevata. Ultimo giro, che vede il perfetto accordo tra due fuggitivi, ma che a poco diventa ancora più interessante grazie al rientro sulla coppia di testa con un allungo solitario di Andrea Panontin, Muggiò, che sentendosi il più fresco parte in testa anche nella volata finale. Sulla sua ruota, pronto a sprintare per la vittoria, invece è lesto Nicola Righetti, che nei metri finali supera senza particolari problemi il brianzolo Panontin. Eccoli all'arrivo, Righetti, Panontin e buon terzo Giacomo Grechi. La volata del gruppo vede Nicola Forlani della Otelli precedere Cristian Coccoli della Monteclarense. Nicola Righetti, la stagione non poteva partire meglio, prima vittoria. Sì, infatti la prima vittoria, sono molto contento, non pensavo di farcela. Perché però quando ho visto che mancavano i 200 metri alla fine avevo un po' di forza, insomma mi sono impegnato e sono riuscito. Quando è nata questa fuga? È nata verso gli ultimi due giri, che è partito un altro ragazzo e subito non pensavo di accodarmi, dopo mi sono accodato, abbiamo visto che prendevamo distacco e allora siamo andati. La prima dedica ha un sapore speciale, a chi la dedichiamo questa gara? Prima di tutto a mio nonno che è presidente della Ausonia e poi alla famiglia e ai direttori sportivi.
Classifica di questo decimo trofeo Romano Virginio alla memoria, sempre parte del 33esimo Gran Premio Frazioni. In decima posizione troviamo Giovanni Minari della Camignone, nono Luca Bontempi, Progetto Ciclismo. Chiude in ottava posizione Nicola Cesaro della Monte Clarense. Si piazza settimo Emanuel Irmi Alexandru della Mazzano. Sesto Simone Zanni, Aspiratori Otelli. Quinto Cristian Coccoli, Monte Clarense. Quarto posto per Nicola Forlani degli Aspiratori Otelli. In terza posizione troviamo Giacomo Grechi, Monte Clarense. Secondo gradino del podio occupato da Andrea Panontin della Muggio Fiscal Office. E primo complimenti a Nicola Righetti, Ausonia Pescantina.